Ancora battibecchi tra Malgioglio e Simona Izzo, sei ossessionata dal sesso, ne parli sempre. Il Grande Fratello VIP continua ad andare avanti, confermando o stravolgendo le dinamiche che in queste prime settimane si sono venute a creare. Dinamiche che, principalmente, sembrano ruotare attorno a Simona Izzo. Inquilina dal carattere forte ed accentratore, sembra essere lei la donna che regola i ritmi e i principali momenti che stanno segnando questa seconda edizione del reality. Proprio lei è stata protagonista dell'ennesimo, piccolo diverbio, di questa edizione, avuto con Cristiano Malgioglio, che ha contestato alla regista di avere un chiodo fisso nella testa, perché mi parli sempre di sesso? L'ossessione di Simona Izzo. A questa accusa Simona Izzo ha risposto negando, in toto, quanto Malgioglio le stesse contestando, provando a spiegare che si trattasse di una sua interpretazione. Io non parlo sempre di sesso, se tu che leggi tutto come sesso. Io parlo di amore. Ma quale amore? Questo le ha chiesto Malgioglio, continuando ad acquarla di esagerare con temi promiscui e doppi sensi. No, non puoi tormentare con questa cosa che è sempre nella tua testa. Mi tormenti sempre, mi dici sempre le stesse cose. Io ho fatto un sogno, ho detto che mi trovavo in Messico e c'era questo uccello dentro il pullman. Simona Izzo accusata di non essere sincera. Non si tratta del primo attacco di Malgioglio alla Izzo. Diverse ore fa le ha confessato di essere certo che lei stia recitando con gli altri Defini anche quando li definisce suoi figli. Devo dirti che sei una grande attrice, io ti amo ma sei un'attrice pazzesca. Sei una grande attrice e sei da Oscar. Quando dici i miei figli, figli miei, tu stai recitando. E poi mi dici tu fai il papà, ma che papà faccio io? Non voglio fare né il papà, né lo zio, non me ne frega niente. Voglio essere amico, ho già i miei nipoti. Reciti, lo vuoi capire? Dalla mattina alla sera. Simona Izzo nega di aver manipolato le nomination. La regista, poi, ha svelato al paroliere la convinzione di molti che lei abbia spinto diversi componenti del gruppo a nominare Carmen Di Pietro. Si è sparsa la voce secondo la quale io avrei manipolato gli altri per la nomination. Io ci sono stata malissimo. Pensi che io sia rimasta insensibile a Carmen?